Un'iniziativa presentata unitariamente dalla Commissione regionale Antindrangheta e dal Dipartimento regionale Agricoltura per sostenere cooperative agricole e associazioni impegnate nella gestione dei terreni confiscati alle cosche. È stata illustrata alla cittadella regionale e prevede uno stanziamento di 300.000 euro da fondi comunitari, fondi a cui gli imprenditori interessati potranno accedere attraverso uno sportello che verrà attivato sin dal prossimo 21 marzo. Sono misure 300.000 euro, quindi gli interventi di 15.000 euro che saranno finanziati, ma questo riguarda però la programmazione 2007-2013, quindi sulla nuova programmazione 2014-2020, perché non sarebbe stata, ecco, ve lo voglio chiarire perché qualcuno magari potrà aver pure polemizzato, cioè come per investiamo solo 300.000 euro su un PSR che prevede 1 miliardo e 100 milioni di euro, sarebbe stata una debacle. No, questo riguarda soltanto, ripeto, residui, diciamo sulla vecchia programmazione abbiamo trovato e bene ha fatto il Dipartimento, molto bene l'apparato burocratico, la gestione del Dipartimento Agricoltura che ha previsto motu proprio la necessità di andare ad aiutare queste cooperative sociali, più che altro associazioni che gestiscono i beni confiscati. Da Catanzaro per la CNews 24.